Oggi siamo ad Albenga, insieme al Consorzio Nazionale Imballaggi, per scoprire come hanno fatto a raggiungere il miglior risultato per la raccolta differenziata tra i comuni liguri sopra i 15.000 abitanti. Buongiorno. Andiamo. Andiamo. Il comune di Albenga ha ottenuto questo risultato importantissimo nel centro abitato attraverso la raccolta differenziata all'interno di campane o di centri addirittura sotterranei, chiusi a chiave ad eccezione di quelli destinati ai turisti. Nelle frazioni invece abbiamo adottato il porta a porta spinto, fornendo i cittadini di materiale tipo mastelli e contenitori per poter esporre i loro rifiuti nei giorni prestabiliti. Lo stesso abbiamo adottato per le attività commerciali, ma molto importante è stato il centro di conferimento aperto tutti i giorni della settimana, dove è possibile per tutti i cittadini conferire dei rifiuti più ingombranti. L'opera di sensibilizzazione dei cittadini è la parte più delicata ma più importante. Abbiamo fatto numerosi incontri a piccoli gruppi oppure per intere frazioni o quartieri. Abbiamo distribuito del materiale, abbiamo utilizzato anche i canali social, ma soprattutto abbiamo fatto degli incontri all'interno delle scuole per sensibilizzare soprattutto i più piccini, perché ci siamo resi conto che su un tema così importante e delicato spesso sono i bambini che portano a casa un messaggio che poi gli adulti adottano. Il CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, ha il compito fondamentale di assicurare l'avvio, al recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio. I comuni che conferiscono i propri rifiuti differenziati al CONAI ottengono diversi vantaggi, primo fra tutti quello di carattere economico. Nel 2021 i comuni della provincia di Savona sono risultati particolarmente virtuosi, primeggiando nel conferimento delle frazioni di rifiuti in carta e plastica, e per questo il CONAI ha riconosciuto ai comuni di questa provincia oltre 5.750.000 euro. Lo scorso anno Albenga, partecipando al bando ANCI-CONAI sulla comunicazione locale, ha ottenuto un contributo di cofinanziamento per la realizzazione di una campagna di informazione della cittadinanza necessaria a supportare le iniziative di sviluppo della raccolta differenziata avviate su tutto il territorio comunale. Grazie all'impegno delle amministrazioni e dei cittadini si possono raggiungere questi risultati e mantenerli nel tempo. Con l'introduzione della tariffazione puntuale saranno riconosciuti benefici economici ai più virtuosi.